Ciao a tutti e ben ritrovati a queste lezioni di mandolino. E da ora in poi credo che mi dedicherò per un po' almeno a solamente il mandolino, visto che in realtà mi pare di capire che il pubblico di questi video sia particolarmente formato da mandolinisti, come è giusto che sia. In effetti credo che ci siano poche risorse online per imparare qualcosa sul mandolino, quindi sono felice di rispondere a questa esigenza. Mentre sulla chitarra, ovviamente, in parte quello che fornivo era, diciamo, di livello molto basilare e più che altro forse fornito a dare qualche dritta interessante sull'accompagnamento. Quindi, se poi ci saranno, diciamo, altre lezioni, nelle quali sarà di interesse particolare dire qualcosa di chitarra, perché no? E oggi affrontiamo un argomento che credo possa interessarvi molto, che è quello degli accordi sul mandolino. In effetti è una cosa che molti magari, soprattutto all'inizio, non sanno, almeno questo credo io, ovvero che sul mandolino possono essere suonati degli accordi, così come sulla chitarra e su qualsiasi altro strumento armonico. In effetti, anche se il mandolino è tendenzialmente trattato come strumento melodico, e ha delle possibilità armoniche non trascurabili, credo. Rispetto al violino, diciamo, condivide almeno le stesse posizioni, così come condivide l'accordatura, ma se il violino ha, diciamo, una difficoltà a mantenere il suono di un accordo perché il pizzicato è poco sonoro e soprattutto l'archetto impone di far suonare solamente due corde alla volta, perché sapete il ponte del violino è incurvato, dunque l'archetto essendo dritto può prendere al massimo una coppia di corde e tenere il suono. Beh, sul mandolino, tramite l'utilizzo ad esempio del plettro e di alcune pennate, possiamo ottenere dei buoni risultati con gli accordi, nonostante questi debbano essere suonati, diciamo, in alcune posizioni, escludendone altre, ma questo è praticamente tipico di tutti gli strumenti, tranne il pianoforte, che è praticamente privo di limiti da questo punto di vista. E che altro dire? Ho preparato questa breve piccola dispensa, insomma, che affronteremo in questa lezione e ci sarà utile anche per qualche altra, per affrontare alcune posizioni specifiche degli accordi. Vedete che, vi ripeto, potete trovarla al link sotto nella descrizione del video, c'è una sezione nel mio sito dedicata a queste lezioni di mandolino di YouTube. Andate nella lezione dedicata appunto agli accordi e avete questo PDF. Il PDF si presenta questa volta con una notazione degli accordi che vi servirà da supporto in due direzioni. La prima è una riga di tabulatura. La tabulatura che cos'è? È una notazione utile per gli strumenti a corda, che comunque ha una sua tradizione anche nell'antichità, ma che soprattutto oggi viene utilizzata ad esempio in ambito chitarristico per i repertori tendenzialmente dei generi rock, metal, queste cose, oppure anche per la musica, diciamo, popolare, c'è molto bluegrass, molto country, scritto in questo modo. E quindi, perché no, potrebbe essere utile capire come funziona. E sotto invece avete la notazione tradizionale degli accordi. Non vi ho messo, anche per motivi di semplicità, anche la posizione scritta degli accordi come viene ridotta in alcuni schemi. La potete però trovare su internet, tenendo presente che molto spesso gli accordi sono notati con la sigla inglese. Per capire come funziona la sigla inglese, tenete presente che la lettera A corrisponde alla nota La e la B corrisponde al Si, il C al Do, il D al Re, la E al Mi, F al Fa e G al Sol. In questo modo poi avrete tutte le posizioni, diciamo, traducibili. E, comunque, in ogni caso, per ora ci basta questo riferimento che vi propongo. La tablatura come funziona? Si presenta come una tastiera davanti a voi, immaginate di quindi mettere lo strumento così, la prima riga più in alto è la corda più acuta e la seconda e via dicendo fino alla corda più grave che è quella più bassa. Il numero scritto è il tasto da premere, quindi è una notazione molto intuitiva che diciamo
toglie informazioni dal punto di vista ritmico principalmente, ma che ci dà un'informazione molto precisa sul tasto da premere. Quindi, alla fine, se vedete ad esempio il primo accordo, quello di Sol maggiore, vi dice 0-0, quindi le due corde gravi sono vuote, e poi abbiamo il secondo e il terzo tasto nelle altre due corde. In questo modo, intuitivamente, senza leggere il pentagramma, voi riuscite a capire che posizione far assumere le dita e corrisponde ovviamente alla notazione tradizionale sotto. E quindi andiamo subito a vedere questo accordo di Sol. Due corde gravi, secondo tasto con il primo dito e poi terzo tasto con il secondo dito. E abbiamo quindi Sol, Re, Si, Sol, tutti insieme, Sol, Si, Re, l'accordo di Sol maggiore. E suoniamo tutte le corde. Ora, per quanto riguarda l'aspetto teorico della formazione degli accordi, vi rimando alle mie lezioni di teoria che trovate sempre sul mio canale nella playlist Lezioni di teoria e analisi musicale. E nelle ultime lezioni, tra l'altro, ho parlato di accordi, della loro formazione e approfondirò il discorso anche nelle lezioni successive. Quindi se siete interessati potete seguire quelle. In questo caso mi occuperò principalmente di una competenza tecnica sullo strumento. Bene, quindi ritornando a noi abbiamo l'accordo di Sol, abbiamo Sol, Re, Si, Sol e tutti insieme concorrono a formare la sonorità di Sol maggiore. Per l'accordo di Sol minore, che qui vi ho messo accanto proprio per capire la parentela tra i due, dobbiamo semplicemente spostare la nota Si a Si bemolle. In questo modo l'accordo avrà la sonorità di minore e dunque 0, 0, 1, 3 come tasti ed ecco il Sol minore. Quindi semplicemente spostando un dito noi riusciamo a cambiare il modo dell'accordo. Andiamo avanti subito, andiamo all'accordo di Re maggiore. Vedete che abbiamo il secondo tasto nella corda più grave, le due corde centrali che rimangono vuote e poi abbiamo con il secondo dito il secondo tasto nella corda più acuta. La posizione quindi da far assumere alla mano è esattamente questa, La, Re, La, Fa diesis. Provate a suonarlo. Tutte le note devono suonare perfettamente per ottenere una buona sonorità, una buona luce del suono. Se vogliamo invece vedere il Re minore, in realtà basterà cambiare il Fa diesis da Fa naturale. Ma attenzione, non facciamo questo movimento perché risulta veramente scomodo e le dita si incrociano. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare e mettere l'indice sul Fa naturale e quindi dare il cambio con il secondo tasto in questo modo alla grave. Ed ecco che in questo modo otteniamo La, Re, La, Fa naturale. Quindi proviamo questo cambio che è un pochino più complesso rispetto all'altro, La maggiore, Re maggiore e Re minore. Invece adesso ad associare il Sol maggiore con il Re maggiore, quindi il primo accordo e il terzo che vi ho proposto. Il Sol maggiore, quindi 1, 2, 3 e 4, Re maggiore, 2, 3 e 4, Sol, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. E proviamo anche ad associare il Sol minore con il Re minore. 1, 2, 3 e 4. 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 Vedete che in realtà quindi basterà sempre per tutte le combinazioni che avete di accordi provare a cambiare l'una con l'altra. Poi nelle prossime lezioni avremo qualche esempio per capire come studiare questi applicati ad una canzone. Ora andiamo al quinto accordo, che è quello di Do.
L'ho messo qui anche se è molto imparentato con l'accordo di Sol, perché se ci fate caso, se voi fate un accordo di Sol maggiore come abbiamo visto adesso e lo spostate su di una corda, ovvero che cosa significa? Sposta esattamente le mani, le dita nella stessa posizione, una corda più su, quindi ottengo il Sol grave come suono, il Mi, il Do e il Mi acuto. Ovviamente le note dell'accordo di Do sarebbero in fila Do, Mi, Sol, in questo caso si presenta come molti degli accordi sul mandolino in un rivolto particolare, ma in questo modo riusciamo ad ottenere una buona sonorità di Do maggiore. E ancora una volta la tablatura vi rende conto delle due corde estreme vuote e della posizione qui e qui delle dita. Andiamo a vedere ora anche l'accordo di Fa. L'accordo di Fa è il primo accordo che ci presenta la necessità di utilizzare tre dita contemporaneamente. Abbiamo il Fa naturale come nota, quindi la prima corda, primo tasto, la corda dell'A va lasciata vuota, libera di vibrare, poi abbiamo 3 e 5. Questo è un accordo che inizialmente può dare qualche problema perché richiede una buona forza della mano. La posizione da assumere è questa. Ok, lasciando vibrare la corda dell'A. In questo modo abbiamo i suoni dell'accordo di Fa che sono il Fa, il La e il Do che vengono riordinati nella possibilità più comoda per il nostro strumento. Provate a suonare e fate in modo che il suono sia bello pulito, privo di rumori, diciamo. Proviamo il cambio tra Do e Fa, quindi Do, 2, 3 e 4, Fa, 2, 3 e 4, Do, 2, 3 e 4, Fa, 2, 3 e 4. Quindi avete anche un'ulteriore combinazione. Potete combinare ovviamente il Sol con il Do, il Sol con il Fa, insomma provatele tutte in maniera tale da esercitarvi, anche a ricordarvi le posizioni di ogni accordo, dopodiché le potrete applicare anche ad alcune canzoni. Ora, se scendiamo nella seconda riga dello spartito, abbiamo a che fare con qualche altro accordo. Ecco che quindi nella cosiddetta battuta 7 che avete scritto avete l'accordo di La maggiore, in una posizione che io trovo molto comoda rispetto ad un'altra che vedremo nelle lezioni successive. Do diesis, vedete, come nota grave, quindi sulla corda più grave del Sol abbiamo il terzo dito sulla nota Do diesis, dopodiché metteremo il primo dito sulla nota Mi in questo modo, e lasceremo vibrare le due corde acute vuote e otterremo così la sonorità di La maggiore. Per il La minore, l'accordo di La maggiore è formato da note La, Do diesis, Mi. L'accordo di La minore ha il Do naturale, quindi La, Do naturale, Mi. Andremo a cambiare solamente la nota di Do diesis facendola diventare Do naturale. Dunque, dal Do diesis in questo modo, tiriamo indietro di un semitono, lo mettiamo sul Do naturale, ma la posizione della mano rimane identica. Quindi terzo dito sul quinto tasto, primo dito sul secondo tasto della corda di Re e poi le altre due corde libere. Quindi ancora una volta passaggio tra La maggiore e La minore. Ovviamente vi ho proposto questi cambi dove per il momento è possibile. Nel Fa minore, ad esempio, la posizione è un pochino scomoda per l'inizio, idem nel Do minore, quindi aspetterei di magari applicarla decisamente a qualche brano, piuttosto che ragionare così in aspetto teorico. Andiamo ad un'altra coppia di accordi maggiore e minore, cioè quello di Mi. L'accordo di Mi presenta alcune difficoltà. Allora, se noi andiamo a costruire così come è scritto, abbiamo la prima nota più grave, un Sol diesis, primo tasto nella corda grave, vedete, con il primo dito. Dopodiché abbiamo la nota Mi sulla corda del Re e la nota di Si sulla corda dell'A, mentre la corda più acuta deve essere libera di vibrare. Quindi nella tablatura avete scritto 1, 2, 2 e 1.
Ora qui si danno due possibilità. La prima è quella di utilizzare un dito per ogni nota, quindi sol diesis primo dito, mi con il secondo dito e il si con il terzo, lasciando vibrare la corda di mi. Per quanto mi riguarda, trovo questa posizione un pochino scomoda perché non ci stanno le dita proprio fisicamente nello stesso tasto, anche se sono su due corde diverse. Dipende un po' da voi e anche da come sono fatte le vostre dita. Io preferisco creare una specie di piccolo barré, cioè premere due corde con lo stesso dito, in questo modo, il mi e il si, e utilizzare il primo dito per il sol diesis. Lo trovo più comodo per quanto mi riguarda, ma la posizione corretta è anche questa, quindi scegliete un po' voi a seconda di come funziona la vostra mano, di quanto grandi sono le vostre dita, non c'è una regola obbligatoria. Quindi, sol diesis, mi, si e mi, e abbiamo questo accordo di mi maggiore. Per l'accordo di mi minore ci basta togliere il diesis al sol e quindi far suonare la corda vuota. O mantenendo il barré se suonate come faccio io, oppure con le due dita mi e si se suonate in questo modo. Quindi mi maggiore, mi minore, tolgo il dito. In alcuni casi può essere richiesto un cambio di posizione. Questi accordi non sono le uniche possibilità, sono per me però quelle più semplici per incominciare. Poi di volta in volta ci potranno essere cambiamenti con le stesse note, ovviamente disposte in maniera diversa, un cosiddetto cambio di posizione dell'accordo, sempre però fattibile sul nostro strumento. Gli ultimi tre accordi che guardiamo sono accordi che vi metto qui giusto per stimolare un po' la riflessione, accordi un pochino più complicati, ma comunque fattibili e che si possono ritrovare nelle tonalità, diciamo, più comuni per la musica da mandolino. Abbiamo l'accordo di Si minore, che è formato da un Si, secondo dito sulla corda del Sol, poi abbiamo l'accordo di Re vuota, un altro Si e il Fa diesis. Le note dell'accordo sarebbero Si, Re, Fa diesis, e il Si minore ci obbliga a fare una cosa abbastanza scomoda all'inizio, credo. Quel piccolo barré che vi avevo detto, suggerito di creare sul Mi, va creato qui tra il Si e il Fa diesis, in questo modo, ok? Tenete però mai la mano in questo modo, sempre, diciamo, nella posizione corretta. Dopodiché, saltando la corda del Re, andiamo a mettere il Si come nota più grave e quindi avrete un piccolo barré sul secondo tasto nelle ultime due corde, o meglio in quelle più acute. Saltando il Re, andiamo a premere il Si. In questo modo avrete il Si minore, che è un accordo, insomma, abbastanza scomodo, ma che comunque potrete incontrare molto spesso. L'accordo di Fa diesis minore è invece abbastanza comodo tenendo presente quello di Fa che maggiore che abbiamo visto prima. Quindi, se noi partiamo dall'accordo di Fa, quindi questo in questa posizione Fa, La, Fa e Do, basterà spostare avanti la posizione di un tasto e otterremo un accordo di Fa diesis minore però questa volta. Fa diesis, La, Do sono le note coinvolte. Fa diesis, La, Do diesis. Soprattutto in alcuni pezzi di musica irlandese capita di utilizzare questi due accordi. Siamo in quelle tonalità con due diesis e quindi alcuni passaggi tra Si minore e Fa diesis minore sono molto frequenti. Quando invece abbiamo le tonalità con qualche bemolle, ad esempio il Fa o il Si bemolle, capita di dover utilizzare l'accordo di Si bemolle, che possiamo mettere maggiore, che possiamo mettere in relazione con quello di Si minore. Infatti, la stessa posizione del Si minore, spostata indietro di un tasto, ma lasciando sempre il Re vibrare, crea un accordo di Si bemolle maggiore. Si bemolle e Re Fa sono le note coinvolte nell'accordo. Ed ecco l'accordo di Si bemolle maggiore. Capiterà molto spesso quindi di suonarlo in contesti ad esempio di Fa maggiore, quindi Fa maggiore, Si bemolle, Do.
i giri poco a poco diciamo che diventano abbastanza intuitivi mano a mano che si approccia al repertorio, in questo senso che, come vedete, è molto meno puntato verso la melodia ma più verso la questione dell'accompagnamento. Quello che vi consiglio di fare per il momento è cercare di memorizzare questi accordi e nella prossima lezione cercheremo di applicarli a qualche brano e vedremo anche qualche complicazione legata a questi accordi, ovvero gli accordi cosiddetti di settima, almeno quelli di settima di dominante, che sono ovviamente i più frequenti per quanto riguarda il repertorio in generale. Dopodiché vedremo anche la questione del barré sul mandolino, che ci permetterà di risolvere alcuni problemi di impostazione degli accordi. Ecco. Quindi un suggerimento che vi posso dare è di andare a prendere quegli spartiti delle lezioni precedenti nei quali troverete alcuni di questi accordi e, perché no, provare a suonarli in questo senso. E ovviamente se avete qualche canzone che vi interessa studiare, basterà andare su internet e cercare il titolo della canzone con accordi dopo, ad esempio. Se fosse inglese la canzone è meglio cercare chords in inglese, in maniera tale da avere la dicitura in inglese ma almeno corretta, e dopo andare a tradurre. Vi ripeto questa associazione che penso magari qualcuno di voi saprà ma altri potrebbero non conoscere, e vi faccio un breve prospetto seduta stante, diciamo, prendendo un foglio. Sarà molto semplice per voi crearne una traduzione. Allora, abbiamo detto, come vi ho già accennato, che le note inglesi sono scritte come le lettere dell'alfabeto A, B, C, D, E, F, G. Il La è la lettera A. Quindi tutto quello che viene dopo è esattamente in fila e poi si ricomincia. Ovviamente a queste note si aggiunge sempre un segno di alterazione nel caso, ad esempio, Si bemolle si dirà B bemolle, in questo modo. Oppure Do diesis avremo C diesis. Oppure facciamo un altro esempio, Mi bemolle e B, in questo modo qua, ai quali si associano sempre i simboli di più, a volte per il maggiore, ma può essere omesso perché si intende l'accordo già maggiore, oppure questo per minore, oppure possiamo avere per minore una piccola M o la M maiuscola, in questo modo, maggiore con la M maiuscola, minore con la M minuscola. Poi avremo altri simboli che vedremo, quelli di settima, quelli di ritardo di quarta, eccetera, ma insomma sono cose che poco a poco magari valuteremo. E quindi io per il momento mi fermo, e ovviamente avete questa lezione che vi spiega questi accordi, e che sono abbastanza, in genere ci permettono di affrontare un buon numero di repertorio. Nella seguente lezione, poi, una volta memorizzati questi, vedremo quindi gli accordi di settima, e quindi apriremo alcune problematiche, e quelli legati all'utilizzo del barré. E vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo nella prossima lezione. Vi chiedo di mettere mi piace, di condividere il video, iscrivervi al canale e tutto quanto sapete che si deve fare per questi video di YouTube. Grazie mille.